C'era questo ragazzo di 31 anni seduto alla banchina, l'hanno visto tutti. Lui poteva mettersi in macchina, salire, andarsene senza provocare, senza indicare nessuno. Perché tu 31 anni dici che sei con la maglietta bianca, perché tu hai visto a Davide. Ha voluto fare la cosa più vigliacca che c'è, puntare il dito verso Davide, innocente e ignaro di tutto, dicendo: sono arrivato e ho la camicia bianca. Era stalkerizzata da questo 31 anni, che non lo so che sta facendo ancora in giro. E noi abbiamo perso un figlio senza una ragione, un ragazzo innocente, un ragazzo che aveva tanta voglia di vivere. Perché, fratello mio, perché a te? È sempre stato un ragazzino timido, molto legato alla mamma, cioè non con grilli per la testa, ma una persona, ecco, un ragazzo pulito. Questo è Davide. Allora, Fabrizio Gallo, queste minacce che seguito hanno avuto? Voi avete denunciato? Abbiamo denunciato perché, insomma, è stata una cosa abbastanza particolare, molto grave, anche nei confronti della famiglia. Sono state dette delle cose molto gravi nei confronti della mamma, che non voglio ripetere. Beh, da parte di una famiglia che cercava giustizia, venire aggrediti in quel modo, apostrofati in un certo modo, fa ulteriormente male. Poi la sentenza di condanna ha rimesso un attimino, ecco, le cose a posto, e ci ha dato la giusta ricompensa di quello che era la giustizia. In questo caso si è fatta in parte, ma si è fatta. Allora, Andrea, grande amico di Davide, questo l'ho mandato perché dopo fra un po' raccontiamo ovviamente tutta la storia anche ai nostri telespettatori. Andrea, grande amico di Davide, ha cantato per lui all'incontro che avete avuto con il cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Allora, io voglio mandare queste immagini e voglio ascoltare quanto è accaduto, che è stato veramente emozionante, commovente, commovente. Guardate. Buongiorno a te, guardiamo una maglia allora? Sì. Sì. Dormo felice, aspetto che sia domani. Riposo ancora un attimo, non mi svegliare. Ci siamo con il nome. Il nome della canzone. È il numero 10 poi. Ho ancora nella tasca tutti i miei sogni. Sabato sera torno presto, non ti preoccupare. Mi vesto bene con le scarpe che mi ha dato Ale. E le sento solo profumo che valorizza la mia persona e la mia vita, che adesso un po' a terra. Bella, profonda, piena di domande, e con quella grande domanda è come si sta dall'altra parte. Anche nel buio so ascoltarti, lo sapevi che con una 10 sugli spalti. C'è una comunicazione profonda che è la preghiera per chi crede, ed è quel linguaggio di amore che ci unisce, e anche la bellezza della musica e delle parole. Quindi oltre a fare l'istruttore, studia e poi fa anche il compositore. Ma è bravissimo. È una passione la musica. Riprenderò gli esami che io non ho dato e poi concluderò un discorso che non ho finito. Certo fa freddo stare nel silenzio di una stanza, hai molto tempo per parlare. Anche nel buio so ascoltare.
Andrea, come dicevo, è stato un incontro veramente molto forte a livello emotivo, no? Come impatto emotivo per te, per tutta la famiglia. C'è la mamma che sta guardando adesso queste immagini, Cardinal Zuppi che ha parlato. È stato molto emozionante avere la possibilità, ringrazio i genitori di avermi concesso la possibilità di entrare da Davide in ospedale. È stato un momento toccante, anche in quel momento Davide mi ha lasciato qualcosa, mi ha arricchito a livello umano e spero di aver lasciato anch'io qualcosa a lui, e spero veramente che questa situazione possa finire, possa terminare, perché Davide credo sia un ragazzo veramente, veramente forte, veramente buono, e spero veramente che possa continuare questo viaggio e questa vita, perché lui è veramente se la merita. Spero veramente che possa finire questa tragedia. Allo, tu hai conosciuto questa storia anche attraverso la nostra trasmissione, attraverso le parole dell'avvocato Gallo. Allora, prima di mandare l'altro pezzo che abbiamo realizzato, di sentire Alessandro e la dottoressa Orlando, volevo chiederti. Quando noi ci troviamo di fronte al male, qualche volta pensiamo che la vita sia finita. E così il male diventa ancora più forte. Dobbiamo continuare a combattere, loro combattono con la vicinanza, con l'affetto, con la presenza, con il continuare a parlare e poi aiutando a combattere tutte le violenze. E la violenza si vince con l'interesse, con l'amore, con il rispetto. La violenza si vince anche con la poesia, con la musica, e poi per chi ha fede ovviamente la violenza si combatte imparando a vedere nell'altro sempre la presenza di Dio. Poi io credo che per tutti l'altro è comunque qualcuno che devo amare, che devo rispettare, con cui non avere mai né parole né gesti di violenza. Don Gaetano e poi Alessandro. Tornando a Dante, quando parlava di giustizia, per Dante, voi che giudicate la terra vuol dire voi che governate la terra. È una forma di governo, è una forma di intessere le relazioni fra le persone, e la prospettiva ce l'ha indicata molto bene il Don Matteo, che tutti conosciamo come presidente della conferenza, ma anche il Vescovo di Bologna, cioè è le relazioni dove nell'altro io mi ritrovo, mi rispecchio, e quindi il rispetto non è dovuto per non incadere in situazioni di tensione o di attrito, ma proprio per promuovere la vita di entrambi e la vita del contesto dove si vive. E purtroppo questa storia, tutti questi elementi ce li ha tutti, perché c'erano delle libertà di persone che vivevano in uno stesso contesto, infranta purtroppo da delle maniere, insomma, distorte di intendere le relazioni, e quindi anche hanno provocato, pur di ottenere quello che si voleva ottenere, una barbarie del genere, dove però stiamo vedendo anche dei frutti, questa vita che parla ad Andrea, parla a noi, ecco, attraverso anche suo fratello, i suoi genitori. Alessandro, a te, poi se la sente di parlare la dottoressa Orlando, ovviamente la tua mamma, noi insomma avremo il piacere, ecco, di poter sentire anche, come dire, la commozione su quanto detto dal presidente della Conferenza Episcopale Italiana. A te, Ale. Chiamo Ale perché ormai sei uno di casa, sì, per noi, lo sai, no? Certo. No, beh, ci conosciamo da più di un anno, quindi ci siete stati sempre vicino sin dall'inizio di questa tragica vicenda. Domenica è stata una giornata molto emozionante sotto tutti i punti di vista. Ringrazio il Cardinale Zuppi perché anche lui sin dall'inizio ha subito dimostrato grande vicinanza, è subito stato molto coinvolto in questo evento drammatico. E poi anche il momento della canzone scritta da Andrea, al quale rifaccio i miei complimenti, perché a soli 21 anni scrivere una canzone con un testo del genere così struggente, così forte, dà una speranza, ecco, e fa capire che per fortuna sì, la violenza è ancestrale, però c'è anche del buono per fortuna nella società, e non ci sono solo dei passalacqua. Ma c'è gente per bene che ha dei valori, e sicuramente
passa l'acqua, certo, è l'aggressore, è il carnefice di Davide, e fa capire che quindi ci sono dei valori e sicuramente tutto ciò fa sì che ci sia, ecco, ci possa essere un futuro migliore. Noi siamo sempre qua, come ormai sapete praticamente tutti, sì. E con questa quotidianità drammatica, e giornate però come quelle di domenica, ecco, fanno veramente bene, perché vedere queste persone che vogliono tanto bene a Davide, vogliono tanto bene a noi, penso che anche lo stesso Davide possano strappare un sorriso di gioia, di felicità, seppur lui sia costretto e ancorato ad un letto d'ospedale forzatamente da quel maledetto 11 agosto 2022. E quindi dramma è stato. Noi siamo sempre qua e non molliamo mai, ecco. E lo stesso Davide, grande tifoso e grande ultra, ecco, del Bologna, direbbe: noi non molliamo mai, la gente come noi non molla mai, e quindi siamo sempre qua, ecco. E mamma se la sente di parlare a Ale? Certo, sì. Sì, cosa dire? Guardo le foto di mio figlio che lo riprendono da ragazzino, vedo queste foto, uno sguardo così innocente, così puro, un bambino. Davide era il ragazzo più buono, più generoso, il ragazzo più altruista. Davide non capiva la violenza, non ha mai né fatto a botte né ricevute, ma neanche una parola offensiva. Davide era per aiutare gli altri. Davide amava la mia vita. La vita, un ragazzo di 20 anni con tutti i sogni, tutti i progetti, le ambizioni. Tutto è stato messo via, tutto improvvisamente è stato buttato, tutto, da un momento all'altro. Noi quella sera eravamo tornati dal mare, Davide doveva incontrarsi con questo individuo in questo posto, pur potendolo andare a prendere sotto casa, gli ha detto vai lì. E lì era stata organizzata questa spedizione che è fuori da ogni logica umana, cioè non esiste nella mente di una persona l'idea che qualcuno possa organizzare con tanta ferocia una spedizione mortale, perché a suo dire quella era la sua proprietà, quella era la sua ragazza, nessuno doveva molestarla. Nessuno doveva toccarla. Ma Davide, l'ha mai conosciute queste persone? No. Davide da dove veniva? Davide veniva da Crotone, da Bologna. Davide questa gente, ma non l'avrebbe mai e poi mai neanche sfiorata, neanche, cioè lui aveva il suo cerchio di amicizie che erano amicizie di un certo livello sociale, ma poi non conosceva nessuno. C'era la possibilità di fermarsi, c'era la possibilità di interrompere l'azione criminale. E come poteva interrompere questa azione? Si rivolgeva a Davide, bastava farlo parlare. Ma sei tu che molesti la Perugino? No, non conosco nessuno, e finiva lì. No, a lui non bastava, a lui no, lui doveva dare dimostrazione di chi era lui. Lui chi era? Lui era quello che era disposto a tutto pur di avere questa ragazza, e pur di avere le attenzioni di questa ragazza ha ucciso, perché a lui non interessava nulla. In quel momento sono state due le cose che io ce l'ho fisse nella mia testa e che me le porterò per tutta la mia vita. I messaggi che Davide non ha mai scritto, ma li ha scritti questo Curto, e la difesa di mio figlio, che a un certo punto corre impaurito perché si vede un mostro che gli corre dietro. Qualsiasi persona avrebbe avuto paura, col fiato addosso. Mio figlio si gira e gli dice: che cosa vuoi da me? Glielo dice. A quel punto
quanto si scatena la follia, più follia di questo soggetto, e infierisce con un tirapugni, ma infierisce in un modo che gli devasta il cervello, lo fa cadere a terra in una pozza di sangue, e neanche lì, lì c'è un momento di pentimento, neanche lì. Lui non si pente, loro non si pentono nemmeno di fronte alla scena raccapricciante dove mio figlio è a terra con il sangue agonizzante, ma loro voltano le spalle e se ne vanno dapprima in un bar a festeggiare, poi va a pescare. Sì. E la cosa, ma vi è di più in questa tragedia. Vi è la presenza di persone che erano lì, hanno assistito, non hanno fatto nulla, hanno guardato. Ma come si fa ad assistere a un pestaggio efferato vedendo un ragazzo così per bene come mio figlio, impaurito? Ma bastava anche dire, ehi tu che cosa fai? Ma lascialo in pace. E di recente abbiamo saputo che ha assistito al pestaggio un poliziotto. Questa è una cosa ancora più grave sulla quale indagheremo. Il poliziotto che era lì non era in divisa, il poliziotto è poliziotto H24, quindi qualsiasi cosa gli si pone davanti di violenza, di reato, deve intervenire, il poliziotto deve intervenire. Invece se n'è andato. Sono stati ricevuti da... Sì. Presidenza del Consiglio, questa l'abbiamo imparata da poco e stiamo indagando, perché è una cosa gravissima, gravissima. Infatti per me è una notizia, sì. Nel senso che non sapevo, novità che non sapevo nulla. È emersa nelle ultime ore. Sì. Grazie dottoressa Orlando. Lei sa che qualsiasi cosa che noi possiamo fare ci siamo. Alessandro lo sa. Alessandro, poi ci racconterai tu con calma in questi giorni, in questo periodo, questa faccenda del poliziotto in Borghese, perché non, io la sto prendendo adesso, scusatemi, la sto prendendo adesso la dottoressa Orlando. Io intanto vi ringrazio. Ti senti di dire qualcosa, Ale? Mi sento di dire, niente, condivido quello che ha detto... Scusa, siamo riusciti a far rientrare anche il 31enne nel processo il 24 gennaio e poi il 24 gennaio ci sarà anche l'udienza in appello di Passalacqua, ecco, dove noi andremo chiaramente e siamo ancora in attesa, ecco, dell'esito della perizia, dell'ulteriore perizia che è stata fatta predisposta a Davide, a mio fratello, per vedere se c'è compatibilità fra... Se c'è compatibilità tra? No, sì, fra le lesioni e il pugno che gli è stato dato, okay. I pugni che gli sono stati dati a Davide. Allora, grazie. Noi il 24 di gennaio saremo con voi, ma grazie. Spero di poter dare degli aggiornamenti prima. Avvocato, lei voleva aggiungere qualcosa... Su quanto detto? Beh sì, la cosa fondamentale è che il 31enne è stato, la procura ha chiesto di rinviarlo a giudizio, il 24 gennaio si stabilirà se rinviarlo a giudizio o no, ma credo che la cosa sia pacifica. Per cui il 31enne è quello che ha causato tutto. L'autore del messaggio, se avrebbe sì, causato, beh, bellissimo, diciamo, l'autore il condizionale, però insomma avrebbe causato tutto. Lui ha causato tutto. Allora Aldo, rimani, adesso ci occupiamo anche di Tivoli, intanto io ringrazio Alessandro, la dottoressa Orlando di essere stati con noi, vi seguiremo, ma soprattutto un abbraccio ad Andrea, a questo ragazzo, si parla dei ragazzi, no? A volte invece ci sono, ecco, c'è una bella gioventù, Alessandro, Davide, Andrea che è qui con noi, no? Una gioventù che invece ci mostra quella che dovrebbe essere la strada giusta, Aldo. Non c'è dubbio, guarda. E io sono sconvolto da questa storia, perché sarebbe potuto veramente accadere a qualsiasi persona, anche se fosse stato Davide a fare un avance su Instagram a un ragazzo, non ci sarebbe stato niente di male, ma non era neanche stato lui, era stato un altro che poi ha additato Davide, esatto, come esponendolo alla violenza assurda. Io di questa storia salverei
oltre ovviamente al dolore dei familiari che va rispettato e che andate fino in fondo, mi raccomando, so che ha preso già 20 anni di galera, non è abbreviato, è responsabile, ma non è da solo. E salverei le parole del cardinale Zuppi quando dice: chi crede vede nel volto degli altri se stesso e il volto di Dio. Sai che parlavamo prima di Dante. Dante, quando arriva davanti al volto di Dio, dice: cosa ho visto nel volto di Dio? Ho visto l'umana effigie, cioè ho visto me stesso, la nostra effigie, perché siamo fatti immagine e somiglianza di Dio. E questa pietas, questa misericordia verso l'altro, il concetto di pietas, è il sentimento romano in cui i cristiani riconoscono se stessi. E non a caso Dante sceglie Virgilio come guida nell'aldilà e come ponte tra la Roma dei Cesari e la Roma dei Papi, tra la classicità e la cristianità. E da lì nasce la cultura umanista e cristiana per cui l'Italia è importante nel mondo. Allora rimani Aldo con noi, grazie all'avvocato Gallo, ciao ad Andrea, un abbraccio enorme veramente ad Alessandro e alla dottoressa Giusi Orlando, a tutta la famiglia di Davide Ferrerio e soprattutto un abbraccio a Davide che è sul letto di ospedale in coma irreversibile.